Ciao ragazzi, ciao e benvenuti sul mio canale, ok? Sono quasi l'una, anzi preciso l'uno e un quarto, ok? Poi come è mai possibile che nel nostro campionato italiano non c'è sempre qualche coglione di turno? Ci sono stati tanti presidenti sempre a dire la loro contro la Juventus. Oh, porcaccia miseria, guarda caso, manca a farla apposta, ci mancava solo il presidente della Fiorentina. Mamma mia, che vergogna. Ho sempre ogni cosa che dicevo, quello, ok, ma io non con la presa è merda. Si, tu sei la merda, hai fatto soldi per fuori di casa, tu sei sempre con la presa è merda, pure che devi dare la fine. Allora, ecco, che veramente ci sono certe cose che fanno ridere. Allora, andiamo alla partita, come io ho mandato anche i messaggi, anzi, questo è un piccolo sigaro allo stile americano. Voglio un po' di vino bianco alla salute vostra e sempre forza Juventus per il proseguo del campionato. E stasera ci voleva proprio post partita Juventus Fiorentina oggi. Ok. Ci voleva proprio. Comunque tornando a post partita. Allora, in questi 10 giorni, tra il mercoledì di Coppa con la sconfitta col Napoli e oggi pomeriggio la vittoria con la Fiorentina, voglio da parte mia, come ho detto la volta scorsa, mi puzza di bruciato, perché se la Juventus, ma non a quando il secondo tempo, ma il primo tempo, avrebbe fatto una prestazione il primo tempo a Napoli, nella partita non la perdevamo, non la perdevamo per niente. Purtroppo doveva andare così. Tutti sono contenti, tutti hanno mangiato attorno al tavolo, tutti hanno bevuto attorno al tavolo, va bene così. Tornando alla partita di oggi, non è stata una grande partita. Non è stata una grande Juventus, però nemmeno sul piano del gioco, perché abbiamo capito che il gioco di Sarri è quello, però sul lato della prestazione, come correvano i giocatori, l'ho visti già meglio rispetto alla partita a Napoli. Per me, allora, non ha quanto il primo, perché ma come si fa? Prima mettono delle regole sul fallo di mano, ok? E poi dopo rinnegano nel dire rigori e rigori. Allora, entrambi i due rigori per me sono nettissimi, sia il primo calcio di rigore che ha preso sul tiro di Pjanic e sia l'intervento che ha fatto su Bentancur. Per me quello sono due calci di rigore. Però se tu, caro, come cazzo si chiama il presidente della Fiorentina, se tu mi vai a rincriminare il calcio di rigore su Bentancur, allora devi andarti a vedere il fallo che c'è stato su Cristiano Ronaldo e il fallo che c'è stato in area di rigore su Pjanic. Vai a valutare tu quale uno dei due è calcio di rigore. Allora, dico io, accetta la sconfitta con serenità. I calci di rigore c'erano tutti e due. Poi è venuto il gol di De Ligt che ti ha spezzato le gambe, ha chiuso la partita e prenditi questa sconfitta con serenità. È inutile adesso che ti ci metti pure tu a dire la Juventus, il calcio italiano deve essere. Allora, se non ti piacciono certe cose, è meglio che te ne vai, torna un'altra volta in America. Tu sei venuto in Italia a fare business,
Tu calabrese sei venuto in Italia dopo tanti anni, hai fatto i soldi, mo vieni in Italia, vuoi fare business, mo chi è capo espiatore perché tu ti vuoi lamentare? La Juventus. Ma la vogliamo finire, sì o no? Ma la vogliamo finire, sì o no? Facci schifo tua, facci schifo. Siete sempre quella classica maggioranza di persone perdenti, perdenti. Invece di investire nel modo giusto e sapere essere vincenti, no, attaccate sempre la Juventus. Comunque, oggi abbiamo vinto meritatamente. Ok, aggiungi se lo usi questo, non ci aspettavo. Allora, ragazzi, stessa spedizione, comunque questo è la mia opinione. Poi i prescritti di merda stasera hanno vinto a culo 2-0 il secondo tempo e poi c'era anche il calcio di rigore, prima che andassero in vantaggio loro c'era il calcio di rigore per l'Udinese. Era quasi simile, non dico quello di Bentancur, ma quasi poco ci mancava, era il calcio di rigore altissimo. Anzi, su quasi più Pjanic, era quasi via, è passata una atterrata proprio. Voglio, e hanno vinto pure stasera a culo. Però, mo la differenza che noi dobbiamo andare a Verona sabato sera e loro ci avranno il derby, che poi non ho paura di questo Milano perché vinceranno l'ennesima pure col Milano perché vinceranno col Milan. E noi dobbiamo giocare sabato a Verona, però mercoledì c'è il recupero partita Lazio-Verona. Verona viene magari tra una partita fra in settimana, magari lo becchiamo sulle gambe un po' stanco e dobbiamo vincere a Verona. Poi abbiamo Spalla, Brescia e gli ore di mezzo che poi dobbiamo venire prescritti di merda. Non vedo l'ora che venga quella partita, non vedo l'ora, perché quella è la partita che vi darà tante risposte se questa Juventus è da scudetto, che possa vincere lo scudetto oppure no. Ok, voglio. Ma perché si sono queste cose? Voglio su serve. Ah, ecco, per forza si spegne. Voglio ascoltare, vai. Niente, nemmeno. Niente, non devo fumare oggi. Voglio, questa è la mia opinione. Lascio a voi i commenti. Ditemi la vostra ancora oggi come avete visto questa Juventus. Io vi saluto con un bacio a tutti voi e sempre forza Juventus fino alla fine, sempre forza Juventus fino alla fine. E poi volevo spendere qualche parolina che non ho avuto il tempo di fare il video riguardo sul mercato. La Juventus si è tolto il Maresciani, se l'ha tolto perché, come tutti quanti hanno detto, non entrava nei schemi del signor Sarri, non gli piaceva, diciamo, non entrava nel sistema di gioco, e abbiamo venduto un grande centrocampista che a me piaceva molto. Ma come gira qualche vocina riguardo il mercato? Io vi dico questo, la Juventus ha fatto cassa, sia pure, mi sembra solo con, pure con Piazza, mi sembra che l'ha tolto. E io penso una cosa, come mi è stato già riferito. Allora, vi ricordate anni fa, quando venne Conte? Prima che la Juventus si prendesse Vidal, era prima la Juve a stare su Haaland, che poi Haaland è andato a Napoli.
Siccome che Haaland è in rottura col Napoli e in scadenza di contratto, i due procuratori già si sono messi d'accordo. Haaland a giugno sarà il centrocampista della Juventus. Uno. E quello è solo Haaland. E la Juventus sta lavorando anche per Mertens. L'unica persona che sì e no, che pure sta fuori, che la voglia di soldi, è Koulibaly. Però su Koulibaly poco ci vedo, ma su Haaland e Mertens sono i due pupilli di Sarri. A meno che Sarri non chiede pure Koulibaly, per il modo come gioca Koulibaly, quando esce. Perché, voglio parlarmici chiaro, l'anno prossimo, già Chiellini 35-36 anni, Bonucci sui 32-33 anni, c'hai Demiral si è fatto male, rientra l'anno prossimo, tu c'hai tra Demiral e De Ligt. Sono due giovani centrali. C'hai Bonucci che può fare benissimamente altri 2 anni per buoni. Togliendo Chiellini, inserisci Koulibaly e hai quattro centrali, Demiral, De Ligt, Koulibaly e Bonucci. Ecco i quattro centrali che la Juventus partirà per l'anno prossimo, a meno che deve abbassare il prezzo il picoro di De Laurentiis. Poi, come ho detto prima, i centrocampisti Haaland e Mertens, che secondo me, a me Mertens piace, voglio piace, perché Mertens è il classico giocatore d'ala, ma è in metà centrale, negli inserimenti non ti fa capire niente. Veramente, ecco lo scopo, quello di Sarri. Mo' è inutile, ma questo diciamo ciò che mi è stato detto all'esterno. Poi dobbiamo vedere sempre come andrà a finire. Però su Haaland è sicuro, perché Haaland è scadenza di contratto, la Juventus se lo prenderà a parametro zero. E i due procuratori, cioè, diciamo la società e il procuratore di Haaland, già quasi accordo. Non lo fanno dire, non lo fanno capire, ma già Haaland sta a Torino per l'anno prossimo. E poi l'anno prossimo dobbiamo rinforzare con, diciamo, sempre con il centrocampista, ma anche con gli attaccanti. Voglio, io ho detto questo. Io vi do un saluto, un abbraccio e sempre forza Juventus. Qua il sigaro si spegne, magari vi faccio l'ultimo sorso di vino bianco alla vostra salute. Voglio e pagarci i prescritti di merda. I napoletani lasciamo stare i tifosi del Napoli perché abbiamo voltato pagina. Noi siamo la Juventus che presto voltiamo pagina. Loro stanno ancora godendo, sparando e cantando ancora per la vittoria. Ma vediamo domani sera cosa fanno a Genova con la Sampdoria. Voglio con questo, mi saluto ancora. Un saluto a tutti voi. Mi raccomando, lasciate un like, un dislike e seguitemi sempre di più sul mio canale. Voglio. Ciao e sempre forza Juventus. Ciao.